Putin stravince le presidenziali, ringrazia i soldati in Ucraina e parla di Navalny per la prima volta dalla morte dell'oppositore. Gaza, Israele attacca e occupa l'ospedale Al-Shifa, nel quale sono presenti migliaia di palestinesi, arrestate 80 persone. Spagna, centinaia di agricoltori in piazza a Madrid, proteste anche in Polonia, i trattori bloccano la frontiera con la Germania. Ucraina, un viaggio tra bambini e giovani traumatizzati dalla guerra nella regione di Kiev. A scuola si impara, ma si fanno anche lezioni sulle mine e terapia psicologica. Putin sarà in carica per altri 6 anni dopo i 24 trascorsi al potere. Il leader russo ha ottenuto l'87% circa dei voti alle presidenziali, con gli altri candidati ridotti, come prevedibile, a dei figuranti. I dati ufficiali parlano di un'affluenza alle urne oltre il 73%. In un discorso dopo la vittoria, Putin ha ringraziato i russi della fiducia totale e ha parlato di Alexei Navalny, il dissidente morto un mese fa in una colonia penale in Siberia. Voi можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен. Но, к сожалению, вот случилось то, что случилось. Только при одном условии сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Вот и все. Но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь. Nessuno ci intimidirà o ci schiaccerà, ha detto Putin, un monito all'Ucraina, all'Occidente ma anche all'opposizione interna, in particolare a quanti hanno annullato la scheda elettorale in protesta contro il regime o hanno aderito, specie fuori dalla Russia, da Berlino, a Praga, dove è stato bruciato un fantoccio del presidente, al mezzogiorno contro Putin, l'appello a presentarsi alle urne a quell'ora come segno di dissenso. Era un'idea di Navalny, rilanciata nei giorni scorsi dalla moglie Yulia. A Mosca decine di persone sono andate al cimitero lasciando fiori sulla tomba di Navalny e finte schede con il suo nome. Le organizzazioni per i diritti umani in Russia hanno segnalato una 70 di arresti. Basta allontanarsi di poco da Kiev per vedere gli effetti dei bombardamenti a 2 anni dall'inizio del conflitto. Mentre attraversiamo le zone fino a poco tempo fa battute dai carri armati russi, accanto alle infrastrutture appena ricostruite, si vedono abitazioni andate distrutte ed interi villaggi rasi al suolo. Sono in molti, specie gli alunni delle scuole, ad affrontare quotidianamente una realtà ancora molto difficile e i rischi che comporta. Qui, come in gran parte del paese, i territori sono infestati da mine. Agli studenti si insegna come riconoscerle e cosa fare in caso di pericolo. Grazie al lavoro della ONG italiana VIS, provano a superare il trauma della guerra. Ci troviamo nel villaggio di Sukachi, a circa un'ora di macchina dal centro di Kiev. Questa è una delle scuole dove gli studenti non frequentano soltanto le lezioni, ma ricevono sostegno da un gruppo di psicologi che li aiutano a superare i traumi causati dalla guerra che possono condizionare la loro capacità di apprendimento. Чули на власні очі руйнування будинків, в декого, можливо, навіть когось на очах вбили, впливає на те, як вони потім вчаться. Коли хтось випадково там скаже, їх почне тригерити, вони почнуть емоційно на це реагувати. Ну, і це така найбільша проблема. Insegnare a questi ragazzi non è semplice. Тепер то звичайно він посилився і до всіх дітей, тому що як би там не було, так як і ми дорослі, наче так все получається добре і гарно, терпиш, а тоді воно виходить все наружу. Та сама депресія, те саме небажання нічого робити. Так само і у дітей, вони реагують по-різному, тому складність і полягає в тому, щоб забезпечити, ну як, щоб освітнє середовище створене. Абітуарсі ад уна нова нормаліта е дифіціле, се нон імпосібіле. Ogni aspetto del vivere ricorda che la guerra non è ancora finita. Giorgia Orlandi, Euronews, Sukachi, Ucraina.
Le forze israeliane hanno lanciato un raid contro l'ospedale al-Shifa di Gaza City, che già in passato era stato colpito. L'attacco è avvenuto alle prime ore di lunedì. Secondo Tel Aviv si è trattato di un'operazione di alta precisione, necessaria, poiché Hamas userebbe la struttura come base logistica. Tuttavia non è stata fornita alcuna prova circa la reale presenza di miliziani nell'ospedale. Il Ministero della Salute di Gaza intanto ha dichiarato che l'attacco ha provocato un incendio e dei soffocamenti, ma per ora non c'è un bilancio neppure provvisorio delle eventuali vittime. I media israeliani hanno invece riferito che l'esercito ha preso il controllo dell'ospedale e ha arrestato 80 persone. La situazione umanitaria a Gaza è sempre più drammatica. Chi è rimasto nella porzione settentrionale della striscia, si parla di circa 300.000 persone, è ormai isolato e privo di generi di prima necessità. Proprio domenica la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il cancelliere tedesco Olaf Scholz avevano espresso preoccupazioni per la situazione dei civili e sottolineato la necessità di un cessate il fuoco per consentire l'ingresso di aiuti al fine di scongiurare una situazione di carestia. Domenica, nella sua seconda visita in Medio Oriente dal 7 ottobre, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Scholz ha già fatto tappa in Giordania e lunedì dovrebbe incontrare il presidente israeliano Isaac Herzog. L'obiettivo dichiarato del viaggio è far entrare nella striscia di Gaza maggiori aiuti umanitari. We cannot stand by and watch Palestinians risk starvation. That's not us. I shared my concerns with the Prime Minister that provision of aid from Israel into Gaza and the conditions for distribution must be urgently and massively improved. We also agreed that Hamas has to be eliminated. Scholz ha anche espresso preoccupazione per il piano israeliano di proseguire con l'offensiva su Rafah, dove si rifugiano più di 1,3 milioni di sfollati. Alle preoccupazioni tedesche, Netanyahu ha risposto che ai civili sarà data la possibilità di lasciare la città. Il premier israeliano ha respinto le critiche dei suoi alleati, affermando che nessuna pressione internazionale impedirà a Israele di realizzare tutti i suoi obiettivi. Decine di trattori e centinaia di agricoltori hanno sfilato per le strade di Madrid domenica per esprimere le loro preoccupazioni e avanzare rivendicazioni. Secondo gli organizzatori, circa 1.000 persone e tra i 120 e i 150 trattori hanno preso parte alla manifestazione, mentre il governo ha parlato di 450 persone e 78 mezzi. La marcia è partita dal Ministero della Transizione Ecologica e si è conclusa davanti a quello dell'agricoltura. Se il consumidor si assume a nosotros y se dé una imagen de unidad de la sociedad, porque al final todo lo que estamos pidiendo en el campo se resume en la cesta de la compra. Anche gli agricoltori polacchi hanno protestato contro le misure ambientali, a loro avviso troppo onerose, e le importazioni a basso costo. I manifestanti stanno bloccando il confine con la Germania e promettono una mobilitazione di almeno 4 giorni. Il valico di Sviečko, situato su un'importante autostrada tra Varsavia e Berlino, è attraversato da circa 17.000 camion al giorno, è chiuso. L'Austria ha iniziato a utilizzare dei droni nella lotta contro i danni causati dal bostrico dell'abete rosso. Si tratta di insetti che attaccano gli alberi già indeboliti dalla siccità, impedendo l'afflusso di sostanze nutritive. Die Drohne wird die Menschen niedersetzen, da bin ich überzeugt. Aber die Drohne wird uns helfen, helfen auf solche Standorten, sehr steiles Gelände, wo man händisch nicht aufforsten kann. Il bostrico dell'abete rosso è considerato una calamità naturale, soprattutto nell'Europa centrale e settentrionale. Interi fianchi di montagne sono stati distrutti, come accaduto in Tirolo. Die hohen Temperaturen begünstigen die rasante Vermehrung der Borkenkäfer. In Osttirol haben sie bereits ein Drittel der Waldfläche vernichtet. Zusätzlich zur Drohnensaat werden nun Millionen Jungbäume gepflanzt, in der Hoffnung, die für Österreich wichtige Forstwirtschaft doch noch retten zu können. Anziché abeti rossi, le autorità privilegiano adesso varietà che risultano meno di frequente attaccate dal bostrico. I semi vengono rivestiti prima di essere lanciati. Der Birkensamen, der sehr leicht ist, würde davonfliegen. Durch diese Pelletierung mit Tonmineralien kommt der Samen dorthin, wo wir ihn haben wollen.
Per sapere se l'operazione sarà stata un successo occorrerà aspettare un anno. In caso di risultato positivo si potrebbe usare la stessa tecnica anche in altri paesi confinanti. C'è lo stencil di una figura femminile con in mano un tubo a pressione che vaporizza una colata di macchia verde. È lo sfondo al vero albero, potato e spoglio, che si staglia pochi metri avanti. Un'illusione ottica che mescola realtà e arte. È la nuova opera dello street artist Banksy, apparsa in una strada di Finsbury Park, nell'area nord di Londra. Un richiamo alla natura resiliente che si fa strada tra le crepe di una contemporaneità con sempre meno valori green. A Venezia, presso il restauro del bambino migrante. Cosa fa un giornalista del team di Euronews Roma di domenica mattina? Insieme a 20.000 persone correrò la maratona di Roma. Tra le più difficili in Europa, ma la più partecipata in Italia, con 110 nazionalità. Edizione del 2024 da record in tutti i sensi. Oltre al numero di partecipanti, quello degli stranieri e un nuovo percorso, la 29esima edizione di Acea Run Rome The Marathon è stata record anche per il risultato. A tagliare il traguardo per primo, l'atleta keniano Asbel Rutto in 2 ore 6 minuti e 24 secondi. E alla fine è solo una grande festa. Maria Michela D'Alessandro, Euronews, Roma.